Oggi è nata una stella, quella di Charles Leclerc, che a bordo della sua Ferrari SF90 è riuscita a ottenere la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Una pole position eccezionale, soprattutto perché è ottenuta al secondo tentativo con una vettura in grado ovviamente di qualificarsi nelle prime posizioni. Lo scorso anno correva con la Sauber motorizzata Ferrari, quest'anno invece con la Ferrari è riuscito finalmente ad esprimere il suo talento di pilota, mettendosi dietro non solo il compagno di squadra, che a dire il vero ha avuto una qualifica abbastanza travagliata, ma anche Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. È stata una qualifica davvero incredibile, è stata sicuramente molto importante per Charles Leclerc. Non so che effetto farà su Sebastian Vettel, perché è vero che siamo solamente alla seconda gara dell'anno, ma è una mazzata veramente molto forte per il caposquadra per il momento della Ferrari, che sicuramente subirà il colpo dopo una qualifica del genere da parte di quello che è semplicemente, tra virgolette, un ragazzino. Un pilota sicuramente molto forte, non mi aveva stupito all'inizio della sua carriera in Formula 1, aveva fatto un ottimo percorso in Formula 2, ma in Formula 1 insomma aveva avuto qualche titubanza, soprattutto all'inizio della scorsa stagione, per poi arrivare comunque ad un buon livello. Quest'anno in Australia non aveva brillato, ma qui bisogna ammettere che ha fatto una qualifica davvero eccezionale, dimostrando come il suo talento vada ben oltre a quello che è invece il suo impatto, mettiamola così, estetico. È una persona decisamente molto tranquilla, decisamente molto garbata, ragiona molto su quello che dice, ragiona molto su quello che fa, non ha l'occhio cattivo come quello di Verstappen, per intenderci, o di Lewis Hamilton, ma di fatto è un pilota che col piede destro il gas glielo dà assolutamente vero, e anche col sinistro ovviamente frena molto forte. Per quanto riguarda la Ferrari, direi che si è ribaltata completamente la situazione che abbiamo visto in Australia. La vettura finalmente funziona, in Australia è stata una debacle tecnica veramente notevole, qui invece ha funzionato tutto esattamente come funzionava a Barcellona durante i test invernali. Una vettura molto veloce, molto concreta, ma soprattutto è stato incredibile come uscisse molto bene dalla prima curva, dimostrando grande trazione, ma soprattutto una grande capacità di rimanere cucita al cordolo, non solo nei curvoni veloci, dove attenzione la Mercedes funzionava bene, ma anche nelle curve medio-lente. Questo è un dettaglio sicuramente molto importante per molte piste che arriveranno prossimamente, perché dimostra come la Ferrari sia a posto non solo da un punto di vista aerodinamico, ma anche meccanico. La Mercedes invece ha delle velocità di punta abbastanza contenute rispetto agli altri, però delle velocità in curva molto elevate, soprattutto nei curvoni veloci. L'ha confermato anche Toto Wolff: non ci sono curve dove la Mercedes vada più piano delle avversarie, però di fatto a livello di power unit ha qualche cavallo in meno evidentemente rispetto alla Ferrari. Le velocità sono inferiori e nemmeno attraverso un assetto diciamo più dedicato, magari un pochino più scarico, sono riusciti a compensare quello che era un divario abbastanza importante, tra virgolette, anche se non possiamo considerare 3 decimi un divario importante, ma comunque un divario con la rossa di Maranello. Hanno provato nell'ultima fase ad alzare la potenza del motore, a fare di tutto per avvicinarsi alla rossa, ed in effetti sono anche riusciti in questa impresa, ma comunque sia il potenziale della Ferrari è sembrato decisamente più elevato rispetto a quella della Mercedes costruita, lo sappiamo, in Inghilterra. Un Gran Premio del Bahrain quindi che ci consegna un nuovo campione, un Gran Premio del Bahrain che conferma come la scelta della Ferrari sia stata sicuramente interessante in relazione alla sostituzione di un pilota comunque molto forte come Kimi Raikkonen. Terzo e quarto posto per la Mercedes, abbastanza scontato. Il divario della Mercedes è molto inferiore rispetto a quello della rossa in Australia, per cui comunque attenzione, perché hanno lavorato bene. Invece più indietro la Red Bull, Max Verstappen è al quinto posto, è a 8 decimi, quasi 9 dalla pole position, insomma siamo molto indietro, mentre per trovare la seconda della Red Bull bisogna andare molto indietro al 13° posto. Gasly non ha fatto un gran lavoro rispetto a quello che ha fatto il caposquadra. Grande qualifica invece per Kevin Magnussen con la Haas, 9 decimi, quindi è vicinissimo a Verstappen, con una Haas che dimostra di avere un notevole potenziale, e notevole anche il lavoro della McLaren. Non sembra nemmeno lei, sembra una vettura completamente modificata, avere Fernando al box non in macchina evidentemente ha dato forse un po' più di tranquillità al team, tant'è che Carlos Sainz è settimo e Lando Norris si è qualificato in decima
posizione. Romain Grosjean ottavo, a conferma di come l'AS sia una notevole base di partenza su cui lavorare per tutta la stagione, ma anche il nono posto di Kimi Raikkonen è sicuramente sorprendente in funzione di un Gran Premio di domani che si annuncia molto combattuto sia nelle prime 3-4 posizioni ma anche nelle retrovie, dove tutti i team sembrano essere molto vicini uno all'altro. Daniel Ricciardo è stato un po' una delusione, solamente 11esimo, mi spiace moltissimo per il pilota australiano, è già il secondo Gran Premio che fa un po' fatica con la Renault, però di fatto è una vettura forse un filino troppo nervosa per il suo stile di guida, ha bisogno di un po' di tempo per arrivare al massimo adattamento con la nuova monoposto del team francese. Per quanto riguarda gli altri, Albon 12esimo, Gasly appunto 13esimo, Perez è davanti al compagno di squadra Stroll con la Sportpesa Racing Point, Kvyat ha avuto una qualifica abbastanza difficile, forse la notizia di diventare papà l'avrà fatto un po' rallentare, ma chissà. Antonio Giovinazzi è 16esimo, ha avuto un weekend veramente molto sfortunato, Nico Hülkenberg anche lui non buona la sua qualifica con un 17esimo posto che lascia sicuramente l'amaro in bocca, non solo per la prestazione di Ricciardo ma anche appunto per la prestazione di Nico Hülkenberg in casa Renault. Invece andiamo in fondo per trovare le Williams con Russell che si qualifica leggermente più avanti rispetto a Kubica, il buon Robert sta migliorando sicuramente a 4 centesimi da Russell, ma la prestazione della Williams è sicuramente distante da quella che è la sua tradizione, ma soprattutto da quello che deve ambire un team ultracampione del mondo come la Williams. Speriamo che l'arrivo di Patrick Head, che ha 72 anni però comunque ha sicuramente la mentalità giusta per riportare il team ad alto livello, possa comunque far fare quello step che manca per tornare appunto ad alto livello, alle posizioni che contano. Con questo è tutto, ci vediamo domani, non mi rimane che invitarvi qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di Leclerc, di tutti gli altri piloti. Devo confessare che a volte è bello anche ricredersi, sono davvero contento per Charles Leclerc e sono anche contento ovviamente per la Ferrari che ha ottenuto sicuramente un ottimo risultato. Ci vediamo magari domani sera dopo il Gran Premio e parliamo insieme di quello che è successo e poi ovviamente dopo GP F1 con Paolo Ciccarone e Diletta Colombo, dove su automoto.it naturalmente.